siano dati Gesù e Maria. La liturgia di questa quindicesima domenica del tempio ordinario, fratelli e sorelle carissimi, è molto ricca, pur avendo un filo conduttore che attraversa tutte e tre le letture, cioè quello della parola di Dio. Nella prima lettura vediamo la forza creatrice e feconda della parola di Dio, che quando esce sempre produce degli effetti. Nella seconda lettura abbiamo un riferimento alla creazione che è uscita dal fiat, si dice così, creante di Dio, dalla sia la luce, sia il firmamento, siano le stelle, sia il sole, sia la terra, e che vediamo soffrire qualche piccolo problema, forse riusciremo a fare qualche accenno alla domenica di oggi. E poi il Vangelo che parla della parabola del seminatore, cioè di come sono i modi con cui gli uomini, a cui principalmente la parola di Dio è rivolta, accolgono la parola. Però nel Vangelo c'è anche un'altra cosa, c'è la situazione di coloro che non vogliono proprio stare a sentire la parola di Dio, capite? Che è quello su cui magari oggi cominceremo la meditazione, cioè c'è la parabola del seminatore, poi c'è questo intermezzo dove i discepoli chiedono: ma perché parliamo di parabole? E Gesù dà questa spiegazione. Da questa spiegazione si comprende anche che c'è una larga parte delle persone che la parola di Dio non ascoltano proprio. Noi siamo messi qui oggi, no? Quanti siamo a Sermonile? Siamo circa 900. Quante persone vengono a messa tra il sabato e la domenica e tutte le altre cose? Messa si ascolta anche la parola di Dio, ma non soltanto, questo non dico tanto Sermonile, è un'attenzione generalizzata in Italia. Quanti sono i cosiddetti oggi cattolici praticanti? Voi sapete che tra le varie fasce si parla un minimo del 8-10%, a un massimo del 20-25%, quindi sono una minoranza, quindi vuol dire che la stragrande maggioranza delle persone manco l'ascolta la parola di Dio. E Gesù spiega anche perché. E poi nella seconda parte, quando spiega, e magari questa la approfondirò nell'omelia di domani mattina, mostra le diverse reazioni in cui dobbiamo collocarci, no? Siccome Gesù in parte l'ha fatta l'omelia, spiega chi è il seme sulla strada, sulle spine, sui sassi, sulla terra, già possiamo un pochino entrarci, no? Però approfondiamo la parte centrale del Vangelo. Perché Gesù parla in parabole? Voi sapete cos'è una parabola, no? Una parabola è una similitudine, è un'immagine che dietro alcune simbologie nasconde delle verità. Noi sappiamo dai Vangeli che Gesù alle volte parlava sempre in questo modo, non parlava chiaramente. Capito? Quante volte noi vorremmo che Dio facesse la stessa cosa con voi, no? Ci parlasse chiaramente? Dio parla sempre chiaramente? Mica tanto. Parla in un linguaggio misterioso, parla nel silenzio, parla nella fede, cioè il modo ordinario con cui Dio si relaziona alla creatura non è subito chiaro, preciso, puntuale, incontrovertibile ed evidente. Ci sarà un motivo per questo. Qual è il motivo? E questo ci dà un primo spunto di riflessione. Se io parlo in parabola, è come se io tendessi una mano, dico: guarda, ti lancio, parabolo in greco vuol dire letteralmente, che viene parabola, lanciare un sasso. Avete visto, no? Il proverbio popolare dice: se lancia il sasso e se toglie la mano, che ci fai con questo sasso che ti viene lanciato? Che ci fai con questa mano che ti viene rivolta? La prendi o te ne infischi? Sente dei fischi, capite? Essendo una verità, come dire, coperta dai simboli, poco male, d'accordo? Non succede niente. Se l'accogli, cosa vuol dire accogliere una parabola? Vuol dire che cominci a pensarci, capite? Ma accogliere una parabola è già dare importanza a chi te la propone. Che sarà la strada? Che significa il seme? Chi è il seminatore? Cosa sono queste cose? Ecco, se uno già risponde in questo modo, già apre il cuore. Il problema è che ci sono delle persone che si chiudono completamente all'ascolto, non l'ascoltano proprio, non lo cercano proprio il Signore, non gli danno nemmeno la possibilità di parlare. Ed ecco le immagini abbastanza drammatiche che propone Gesù. La prima è: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E ogni volta che leggo queste parole riferisco anche ai fedeli che mi stanno ascoltando, che
i primi tempi in cui cominciai a approfondire molto il Vangelo, mi rimasi affascinato, avevo circa 20 anni, io ogni mattina mi mettevo sul Vangelo a leggere per cercare di capirlo. Quando arrivavo a questo punto io non ci capivo niente di cosa dico. Dice: Signore, ma che significa sta cosa? A chi ha sarà dato e sarà l'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ma che significa? E ricordo benissimo, una mattina improvvisamente si accende la lampadina e dice: ho capito, a chi ha cosa? A chi ha il cuore aperto a Dio, Dio dà tutte le grazie di questo mondo, gliene comincia a dare a fiumi e gliene darà sempre di più. Più ti apri il cuore, più tu gli dai spazio, tempo, possibilità di parlarti, più ti riempi di cose. Ma chi non ha questo cuore aperto, cioè chi non se lo fila proprio, d'accordo? Sarà tolto anche quel poco che pensa da me. Faccio sempre un esempio, cioè venire a messa certamente non è semplicemente un adempimento di un comandamento, è un regalo che noi facciamo a noi stessi. Cioè Dio mi vede che siete qui, non è la stessa cosa essere qui o essere altrove. Dio vede i vostri cuori, no? Sa ad esempio se avete ascoltato con attenzione le letture, sa se siete aperti ad ascoltare queste quattro parole che questo povero prete vi sta dicendo, sa se ascoltate bene le letture, se provate ad ascoltare bene con il cuore aperto quello che vi sto dicendo, voi uscite di qui arricchiti rispetto a come siete entrati, e così sarà di messa in messa, di messa in messa, di messa in messa. Ecco il Dio misterioso, però un conto è esserci, un conto non è a messa con tutte le altre cose, capite? L'anno prossimo, questa ragazza di un anno che sarò qui, vi riproporrò le stesse cose che ho proposto quest'anno, le orazioni, il conto, e vi dice un altro po', capite? Quindi essere presente a un appuntamento dove in qualche modo si entra in contatto con il Signore, sia che ascolti la Bibbia, sia che fai una adorazione, sia che ti ascolti una lezione di catechismo per gli adulti, sia che fai un cenacolo mariano, un rosario comunitario, qualunque cosa, è la stessa cosa che non esserci, è un'apertura di porta al Signore. Se la apri avrai altre grazie, se non ci vai forse perderai anche quel poco che c'hai, così vanno tutte le cose, capite? Pensate ai pellegrinaggi. Andare a pellegrinaggio è una cosa, gran regalo che si fa a se stessi, capite? Non esserci è una chance che si perde, ecco perché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. Dice, altro problema, la durezza del cuore e la cecità del cuore. Perché molte persone non ci vanno nemmeno ad ascoltare il Signore e non ne prendono, diciamo, al volo le opportunità di salvezza che il Signore offre? Lo spiega? Perché pur vedendo non vedono, pur vedendo non odono e non comprendono, perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri gli orecchi, hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi, non intendere con il cuore convertirsi. Brutta cosa questa qui. Allora, agli appelli e agli inviti di nostro Signore si vuole agire opponendo purtroppo un no, dipendente fondamentalmente da due cose: occhi volutamente chiusi. Lo sapete che c'è un animale? Sapete che animale sono? Gli struzzi, non vogliono vedere. C'è anche il proverbio che dice a riguardo che occhio non vede e cuore non vuole. Allora, non voler vedere, oppure un cuore duro che non vuole farsi in nessun modo interrogare e penetrare da Dio. Quando noi abbiamo questo atteggiamento di chiusura radicale, che detto in altri termini è una volontà che non è flessibile e malleabile, non è aperta, e guardate che la nostra volontà non ce la violenta e non ce la viola nessuno, neanche Dio. Allora, tutto quello che Dio può fare per noi, e guardate che Dio ha fatto tanto per noi, tantissimo, finisce nel nulla, come se non ci fosse. Questo può dipendere da tante situazioni, capite? Può dipendere da tanti peccati commessi, può dipendere da un indurimento magari derivante da una vita dura che uno ha vissuto, da tante sofferenze che magari uno non ha capito, di cui magari peggio ancora ne imputano il cuore, ne fanno colpa a Padre Eterno, tante situazioni.
però il cuore bisogna che si sciolga un pochettino. Non per niente davanti a Gesù andò San Giovanni Battista proprio a cercare di preparare, dice la scrittura, al Signore un popolo ben disposto. Perché? E bisogna anche essere disponibili, sono passaggi preventivi, a farsi da Dio aprire gli occhi. C'è tutta quanto una grande tematica biblica che parla della luce e delle tenebre, i miracoli che Gesù fa quando guarisce i ciechi. Allora, quando uno incontra il Signore, noi sappiamo dalla Bibbia che Dio è luce, quindi c'è una luce sfolgorante che ti si para dinanzi agli occhi. Luce su cose? Ci sono degli aspetti positivi della luce e degli aspetti per noi meno positivi. La luce è anzitutto che ti si illumina la vita sul fatto che Dio esiste e su chi Dio è veramente. Mistero di amore immenso e infinito. Solo che la luce che Dio è necessariamente illumina le tenebre del nostro cuore, e quando uno ha un'esperienza autentica di Dio, la prima cosa di cui si accorge è che Dio è infinitamente santo e io sono infinitamente peccatore, come tante volte ci ricorda il Papa. Non peccatore, cioè tutti quanti diciamo sì, io sono peccatore, poi dice sì, ma che hai fatto? E niente. No, se tu sei aperto al Signore e alla sua luce, quando lui ti parla comincerai a dare un nome e un cognome alle tue debolezze, alle tue miserie, a volte anche ai tuoi peccati, a volte anche a cose grosse. E molte volte è una luce che consiste semplicemente nel prendere coscienza di una cosa che prima ne ignorava totalmente: la cattiveria, la malvagità, il fatto che Dio non piace, e non piacendo a Dio, se tu lo fai, fai male a te stesso e agli altri. Capito? Ora, Dio queste cose le dona a tutti coloro che si mettono almeno in condizione di volerlo ascoltare. Quindi uno ha il cuore duro e gli orecchi e gli occhi chiusi quando impedisce al Signore di parlargli, o perché è completamente, come dire, refrattario, oppure perché in tutte le circostanze in cui Dio in qualche modo lo chiama, lo convoca, dice no, 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 non mi interessa. Io concludo. Voi sapete che molte persone, spero non voi, no, pensano che un buon cristiano è uno che dice le preghiere che va a messa la domenica. Per carità, un buon cristiano dice le preghiere e va a messa la domenica. Ma se io vi dicessi basta dire le preghiere e andare a messa la domenica per essere un buon cristiano? Ai bambini del catechismo generalmente si dice così, no? Andare a messa la domenica e fare le preghiere del mattino e della sera è il minimo indispensabile, capite? È la terza media, d'accordo? È indispensabile, perché sia andare a messa la domenica che pregare la mattina e la sera è comandato da Dio sotto pena di peccato. Vuol dire che se tu non fai neanche questo, stai in pericolo, perdi la grazia, non stai in comunione con Dio. Quindi certamente è una cosa grande, e in questi tempi è una cosa da non dare per scontato, e sia benedetto chi la fa. Però non dobbiamo pensare, vabbè, dico le preghiere, vado a messa la domenica, adesso basta. Cioè, possiamo anche pensare, ma questo vuol dire limitare di molto l'azione della grazia. Se uno apre il cuore, vedrà che man mano che il Signore offre possibilità, momenti, tempi, spazi, occasioni di conversione, gli aprirà sempre di più il cuore. E se gli aprirà sempre di più il cuore, avrà sempre maggiore luce, avrà sempre maggiore gioia, e allora passerà la seconda parte del Vangelo che commenteremo domani mattina. Allora, dinanzi a Dio che mi parla, io che come sono un po' superficiale, quindi da un'orecchia mentre da quell'altra mesce, seguo sulla strada, sono incostante. Quindi mi entusiasmo un attimo, ho fatto un bel pellegrinaggio, poi vado a casa, mi passo subito la voglia, semi tra i sassi, mi lascio la mia con tante altre cose, cioè un po' di volta a Dio, le spine, no? E poi però penso ai soldi, penso alla carriera, penso ai divertimenti, ai piaceri della vita, e quindi Dio è all'ultimo posto. Oppure no, lo ascolto, ma quando lo ascolti? Un pochino? Molto? Tanto? I vari gradi, no? La terra il 30, il 60, il 100? Quando uno fa il passaggio di aprire le porte a Dio, entra dentro il significato della parabola che approfondiremo domani.
Bene, ci aiuti Maria Santissima a non essere mai ingrati e chiusi nei confronti dei doni del Signore, perché l'ingratitudine e la chiusura del cuore sono ostacoli insormontabili alla sua azione. Chiediamo a Maria Santissima, ci dà sempre la grazia di accogliere ciò che Dio ci manda, non sprecare le grazie che ci fa, aprire sempre il cuore, ecco, perché possiamo beneficiare del mondo che ci ha donato, farne tesoro, crescere nella fede, nella santità, per essere felici in questo mondo, arricchire il nostro prossimo e camminare spediti verso la nostra meta, che è il cielo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.